Le vetture Lancia si impongono all'elite automobilistica di tutto il mondo. La produzione aumenta, nuovi modelli escono dalle officine Lancia. Lambda, di Lambda, Artena, Astura, Aprilia. Sono i nomi che costruiscono il prestigio e la classe di Lancia nel mondo dell'automobile. L'Aprilia è l'ultimo capolavoro di Vincenzo Lancia, di fronte alla quale lui stesso esclama: che macchina meravigliosa. Muore il 15 febbraio 1937, pochi mesi prima dell'entrata in produzione della vettura. Non ha ancora 56 anni. Il genio, la personalità di Vincenzo Lancia, rimarranno sempre presenti nello spirito della società Lancia. 1939, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. I disastri causati da questa guerra sono enormi. Anche l'industria automobilistica è colpita duramente. Tra l'ottobre e il novembre 1942, gli stabilimenti Lancia sono completamente distrutti. Ma alla fine della guerra iniziano i lavori di ricostruzione e qualche tempo dopo la produzione. L'Aprilia e l'Ardea sono le prime vetture prodotte dalla Lancia nel dopoguerra. 1950, il New Look. Christian Dior presenta i suoi modelli. Lancia ha pronti i suoi. A Torino, il 32esimo salone dell'auto è inaugurato dal presidente Einaudi, che lo visita accompagnato da Biscaretti di Ruffia. Ancora sconosciuta la strada, la nuova Lancia, l'Aurelia. L'Aurelia, la grande stradista per eccellenza. Alla berlina B10, spinta dal primo 6 cilindri a V di 60 gradi al mondo, si affiancano poi la coupé B20 GT e la Spider B24. Gli anni 50 segnano l'inizio della partecipazione ufficiale della Lancia alle competizioni. Le Sport mietono successi tra i più prestigiosi. Ne ha sorvegliato personalmente. Alla carriera panamericana partecipano 5 Lancia, affidate a 5 piloti di fama mondiale: Fangio, Taruffi, Bonetto, Bracco e Castellotti. Gli sforzi compiuti per conquistare un così ambito trofeo internazionale. Quest'anno alla carriera partecipano circa 250 vetture. Provano Bonetto, Taruffi e Fangio al volante della Lancia. E adesso via per le strade messicane. Sta per cominciare la grande avventura. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 km di durissimo percorso. Le contrastano le 5 Ferrari della scuderia Cornacchia. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 km di durissimo percorso. In un incidente perde la vita Bonetto. Lancia trionfa, Fangio è il vincitore. Nel 1954 la Lancia si misura con gli avversari di sempre nella prestigiosa Mille Miglia. Sul traguardo di Brescia è lui, Alberto Ascari, a portare alla vittoria una Lancia per la prima volta in questa competizione. Dopo un travolgente inizio che aveva visto la supremazia di Taruffi sempre al volante di una D24.